Mercoledì 8. I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno scoperto e arrestato per traffico internazionale di droga quattro persone di Villaricca, sorprese in possesso di ben 800 kg di hashish. I quattro si erano organizzati per far giungere un grosso carico di hashish proveniente dalla Spagna a Villaricca, nell'Interland a nord di Napoli. Per il trasporto avevano modificato un autobus creandovi doppi fondi e un nascondiglio a tenuta stagna. L'intervento dei carabinieri all'alba. L'auto di uno dei sospettati precedeva l'autobus guidato dal fratello della proprietaria, mentre una jeep con altri due indagati lo seguiva a vista. Il pedinamento dei mezzi si è protratto fino al deposito dei bus. A quel punto i militari dell'alba sono intervenuti bloccando in sicurezza i quattro e procedendo alle perquisizioni. Fra pannelli, sedili e parti meccaniche, la scoperta nel vano bagagli era stato creato un sistema di occultamento di ferro chiuso ermeticamente con silicone, idem sotto le file dei sedili per i passeggeri, anche in questo caso con sistemi di occultamento chiusi ermeticamente. In entrambi i casi c'erano nascosti 800 panetti di hashish da un chilo ciascuno. Tutto il carico era stato comunque impregnato di aceto per nasconderne l'odore e sfuggire a eventuali controlli da parte delle unità cinofile. Nuovo arresto per Cosimo Di Lauro. Gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare questa mattina nel carcere di Opera a Milano al figlio di Paolo Di Lauro, più noto come Ciruzzo Milionario. Cosimo Di Lauro è ritenuto istigatore e mandante dell'omicidio di Mariano Nocera, avvenuto il 2 settembre del 2004 a Napoli, nel rione Monterosa di Scampia. Nella circostanza ad operare fu un comando composto da più killer, di cui uno identificato per Claudio Salerno, fedelissimo di Di Lauro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato nel comune di Arzano un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali. In particolare i finanzieri hanno individuato un'area di circa 1100 metri quadrati, all'interno della quale erano stoccati circa 700 metri cubi di rifiuti classificati speciali e non, materiale plastico di vario genere, pezzi di carrozzeria di autovetture, imballaggi vari, materiali di risulta proveniente da ristrutturazioni edilizie, indumenti usati e scarti di lavorazione tessile. Al termine del servizio i finanzieri hanno posto sotto sequestro l'intera area ed il materiale presente, mentre il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in violazione del testo unico ambientale. Nel quartiere Vomero a Napoli da qualche giorno sono in servizio due poliziotti in bicicletta. Ci hanno creduto fortemente e alla fine la loro iniziativa ha preso corpo ed oggi è diventata realtà. Due agenti del commissariato Vomero, entrambi appassionati di ciclismo, stavano accarezzando l'idea di poter far servizio di istituto a bordo di mountain bike. Pur se l'iniziativa era da considerarsi valida, non esistendo un capitolato per l'utilizzo di biciclette di servizio, si è dovuto attendere qualche anno affinché il progetto potesse essere realizzato. Il Ministero dell'Interno, dall'estate di quest'anno, avendo approvato questo progetto, ha disposto l'assicurazione RCA sulle due mountain bike che finalmente dal mese di ottobre sono state messe su strada. L'iniziativa è stata molto apprezzata dagli abitanti del quartiere Vomero, che vedono nel poliziotto in bicicletta una sicurezza maggiore che incarna in pieno il concetto di polizia di prossimità. L'arte sfregiata. È stato imbrattato il murales dedicato a Massimo Troisi ed Alighiero Noschese alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Stessa sorte anche a Totò alla stazione di Piazza Garibaldi e ad un altro murales realizzato dalla stazione di San Giovanni a Teduccio. A notare lo sfregio sono stati i passeggeri della Circumvesuviana a metà tra l'incredulo e lo sgomento. L'opera di Noschese e Troisi in particolare era stato l'ultimo murales finanziato dall'EAV
ad essere inaugurato in ordine di tempo poco più di un mese fa in occasione del premio Troisi, tornato a San Giorgio a Cremano dopo quasi 5 anni di stop. Infine una notizia di sport: il Benevento, fanalino di coda in Serie A con 0 punti dopo 9 giornate, ha esonerato il tecnico Marco Baroni. All'allenatore protagonista della cavalcata dei Sanniti dalla Serie B alla Serie A la scorsa stagione è risultata fatale l'ennesima sconfitta di questo avvio di campionato, il 3-0 rimediato domenica dalla Fiorentina tra le mura di casa. Al suo posto la società diretta dal patron Vigorito ha chiamato Roberto De Zerbi, l'anno scorso al Palermo per 3 mesi prima di essere esonerato da Zamparini. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Mercoledì 8 dicembre.